aggiornare le liste elettorali. Se vogliamo garantire a tutti gli uomini adulti il diritto di voto, a prescindere dal censo. Sì. E le donne? Perché quando parlate di uomini intendete di sesso maschile, giusto? Non è quella la famosa bene. Fammi sentire. No, ma alzate pure gli occhi al cielo, onorevole Armellini. Facciamo finta di cambiare le cose, eh? Favore! Cerchiamo di restare su un piano di realtà. La signora ha ragione. Perché solo gli uomini possono votare? Riccardo, partiamo da te. Quanto hai sentito il peso della responsabilità di interpretare un personaggio così iconico? Il peso c'è stato, assolutamente. Appena mi hanno confermato avevo un bel po' di paura, anche perché quando ho fatto le ricerche per il personaggio è stato difficile trovare qua informazioni, comunque cose sue, se non Lino o alcuni scritti che aveva pubblicato. E quindi paura forse è stata la prima cosa che ho provato, ma poi sono stato fortunato perché ho avuto due fantastici registi con cui mi sono sbloccato, la sceneggiatura era scritta molto bene, e poi era 95% storica, poi c'è quel 5% cinematografico che rende tutto un pochino più dinamico, più naturale. Però quella storicità mi ha aiutato tanto a capire di più del mio personaggio e delle sfumature che poteva regalare. Amedeo, tu cosa hai studiato e come ti sei preparato per diventare Lino Bixio? Io sono, insomma, è stato fatto un lavoro importante su... Io ho avuto la fortuna di trovare dei pezzi dei diari di Lino Bixio, per cui ho conosciuto anche meglio Mameli grazie a questi scritti. E poi di Nino, la difficoltà era non raccontare il Nino Bixio uomo politico, ma il ragazzo, ventenne, poco più che ventenne, che si imbarca in mare, che torna a Genova dopo 10 anni, 15 anni in cui è stato fuori. Come sono preparato? Anche confrontandomi con il costumista Roberto Chiocchi abbiamo trovato un look che ricordasse anche un po' un pirata, perché anche Nino Bixio era un po' un pirata in quel periodo. È stato fatto lavoro sulla parola proprio perché doveva essere molto riconoscibile il suo modo di parlare, anche particolare se vogliamo, perché era un genovese, ma un genovese giramondo, contaminato un po' dalle Indie, dalle Americhe, dal Brasile, da Sumatra. Su questo, e poi appunto tutto il modo di muoversi che viene dal mal di terra, questa è una cosa che ho immaginato io, e poi in realtà la cosa che mi premeva di più era restituire questo legame, questa fratellanza, questa amicizia che c'era tra loro due, perché in uno di questi estratti che leggevo di Nino scrive, lui stesso, Bixio, scriveva, quando conobbe lui, scrisse: sembra che ci conosciamo da anni. Ed è una cosa che... Per l'epoca sembra impensabile. Tutti gli amici desiderano, certo. È questo. Chiara, chi è il tuo personaggio e che ruolo ha nella vita di Goffredo? Allora, il mio personaggio è una donna rivoluzionaria nel senso proprio della parola, è una donna molto contemporanea, è una donna che è avanti, è una donna guerriera e anche un po' pirata. È una Bixia. E, sicuramente ho cercato di darle quanta più umanità possibile, di non cadere nell'idea di pomposità che si ha delle serie d'epoca, quindi di darle quanta più verità, quanta più insomma, appunto, umanità, ripeto, forza, determinazione. E sicuramente nella vita di Goffredo ha un ruolo molto importante, perché prima di tutto lo destabilizza un attimo, perché era rimasto giustamente con il cuore spezzato. In più è una donna che gli apre anche gli occhi su determinate questioni politiche. Insieme infatti scrivono la Costituzione, è un momento
molto bello quello, infatti. insomma, ha una forte incidenza nella sua vita. E poi è l'ultima, è il suo ultimo amore. È l'amore della sua vita. È l'amore della sua vita, quindi, insomma, porterà anche un po' di arricchimento emotivo nella sua vita. Insomma, non solo politico. E, insomma, si amano molto. Abbiamo, credo, trovato anche una bella intesa proprio nel lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di non rendere questo amore soltanto come una storia d'amore, una cosa scritta, scritta, ma come qualcosa di profondo, perché c'è un legame proprio anche ideologico tra questi due, non è soltanto l'idea di amore romantico. Sì, è mentale e fisico. Se è universale non conosce limitazioni. Poi se vogliamo rimanere su un piano di realtà, molte donne conoscono la politica più degli uomini e lo fanno con coraggio e determinazione. Il problema è che non si può concedere indiscriminatamente il voto alle classi popolari e alle donne, perché sono troppo propense a farsi riempire la testa dai preti. E certo. 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 Peccato che poi sono le classi popolari che vengono usate come carne da macello per difendere le belle leggi vostre. Complimenti, bel tentativo. Non l'ho fatto per darvi ragione. Penso a queste cose da molto prima di conoscervi. Signori! Non capisco che cosa continuiamo a cianciare quando dovremmo fare una sola cosa. Proclamare la Repubblica. Ma non si può votare se non abbiamo fatto una legge elettorale! Ah no? Chi vuole la Repubblica? Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Viva la Repubblica!